Ciao, sono Mary Jo, sono una specialist in Indie Active e oggi vedremo insieme come Indie Active può aiutarti nel risolvere e nel migliorare i sintomi se soffri di artrosi. Se ti è mai capitato di svegliarti prima mattina, avere difficoltà a muovere un'articolazione, a fare dolori, a fare movimenti di flesso estensione della colonna lombare o di avere dolore nello stendere e nel piegare il ginocchio, può essere che soffri di artrosi, anche se spesso senti l'articolazione particolarmente calda o hai dolore al passo nel poggiare il piede e quindi avendo un dolore riferito al ginocchio, può essere che soffri di artrosi. Andiamo a vedere insieme. Andremo a vedere in questo video in che modo l'artrosi colpisce l'articolazione, i sintomi che provoca questa patologia e come funziona Indie Active e quali benefici possiamo avere nella patologia artrosica utilizzando Indie. Innanzitutto andiamo a vedere cos'è l'artrosi e in che modo l'artrosi modifica l'articolazione. Innanzitutto l'artrosi può colpire qualsiasi articolazione dove c'è mobilità e sfregamento tra un osso e l'altro. Qui possiamo vedere un esempio di un'articolazione semplificata dove abbiamo l'osso che compone l'articolazione, la capsula articolare che lega i due capi ossei, la cartilagine che è un tessuto poco vascolarizzato ma molto vischioso che dà la possibilità di non avere uno sfregamento osseo diretto ma di far scivolare al meglio i due capi ossei. E oltre alla cartilagine abbiamo una membrana sinoviale interna che rilascia un liquido articolare e lo rende l'articolazione più lubrificata. Se un'articolazione viene colpita da artrosi, la prima cosa che va a degradarsi, a degenerarsi, è la cartilagine, quindi questa zona celeste che vedete qui. Viene a mancare la cartilagine. Cosa succede? La cartilagine viene a mancare, l'osso, i due capi ossei, iniziano a toccarsi, quindi provoca un'infiammazione dell'articolazione, il liquido sinoviale, quindi questo liquido intracapsulare aumenta per difesa, si creano addirittura dei frammenti intraarticolari, quindi se vi capita anche di sentire dei crepitii, dei rumori articolari, può essere che l'artrosi sia la patologia di cui state soffrendo. Oltre questa modificazione all'interno dell'articolazione, esternamente vediamo proprio l'articolazione che si modifica, quindi ad esempio se prendiamo un ginocchio artrosico vedremo dei bozzi laterali che si vengono a creare. Questo perché l'articolazione diventa instabile, le due ossa non sono più fisse e stabili nei movimenti anteriori, posteriori e laterali, ma sono instabili. In questo modo l'osso cosa fa? Cerca di stabilizzare al massimo l'articolazione, quindi di creare più spazio nell'articolazione e inizia a crescere. Si creano questi osteofiti, vengono chiamati lateralmente all'articolazione. In questo caso l'articolazione si deforma e crea una forte infiammazione articolare, quindi abbiamo un forte dolore, è molto invalidante come patologia. Quindi abbiamo detto che l'articolazione può sviluppare dolore, rigidità soprattutto mattutina, riduzione della mobilità, non riusciamo più ad avere un movimento completo dell'articolazione ma è molto più limitato. Abbiamo debolezza muscolare, perché? Perché l'articolazione non è più stabile, il muscolo si sovraccarica, cerca di lavorare il più possibile per stabilizzare l'articolazione, quindi si formano anche molte contratture muscolari. Come può aiutarci Indie? Indie è una tecnologia conosciuta anche come TECAR terapia, quindi trasferimento elettrico capacitivo resistivo, nella quale avviene un passaggio di corrente elettrica all'interno dei tessuti. Questa corrente elettrica è a una frequenza alta, 448 kHz, e permette di lavorare sia senza temperatura ma anche con temperatura, a seconda dell'esigenza del trattamento. Le azioni di Indie, se pensiamo ad Indie applicata nell'artrosi,
Sicuramente il miglioramento principale che abbiamo è l'aumento della circolazione, quindi in questo tessuto estremamente sofferente, estremamente contratto, dando più vascolarizzazione, facendo arrivare più sangue in quella zona, facciamo sì che i nutrienti arrivino, l'ossigeno arrivi in quel tessuto sofferente. Quindi abbiamo anche una diminuzione del dolore, l'ossigenazione dei tessuti e vengono eliminate tutte quelle tossine, cioè tutti quegli scarti che l'infiammazione produce e quindi c'è bisogno di liberarle. Essendo una terapia antalgica, quindi che va a ridurre il dolore, abbiamo un rilascio di endorfine, anche perché il trattamento è molto piacevole. I benefici di Indiba, quindi vi dicevo, sono diminuzione del dolore, elasticità articolare, viene attivata la circolazione, quindi avviene un riequilibrio del tessuto sofferente. E riusciamo ad aumentare la forza muscolare proprio perché andiamo a riequilibrare il tono del muscolo, a togliere quelle contratture che rendono questo muscolo particolarmente dolente e accorciato. Quindi Indiba ha una maggiore efficacia rispetto alle tecniche classiche fisioterapiche che possono essere la mobilizzazione e gli esercizi attivi. Questo non vuol dire che una esclude l'altra, ma Indiba è una tecnologia che è facilmente inglobabile in una terapia fisioterapica classica. E vedremo anche dopo insieme nella parte pratica come poter inglobare una parte attiva insieme all'applicazione di Indiba. Come vi dicevo, Indiba è un trasferimento elettrico capacitivo resistivo, cioè trasferimento elettrico abbiamo detto che c'è passaggio di corrente all'interno del tessuto. Capacitivo e resistivo perché le due modalità applicative sono capacitivo e resistivo, cioè si applicano due diversi elettrodi. Capacitivo è questo più scuro che è ricoperto da una sostanza plastica, un poliammide, che è molto resistente. Fa sì che la corrente elettrica e l'effetto di Indiba sia al di sotto dell'elettrodo, quindi se io lo applico qui, il risultato e l'efficacia del trattamento sarà estremamente superficiale, quindi tutti quei tessuti molli, come può essere il muscolo, e ricchi di acqua. Resistivo è l'altro elettrodo, è di metallo ed è lo stesso materiale della piastra di ritorno che viene sempre applicata a contatto con il paziente. Bene, ora andiamo a vedere insieme una parte pratica, quindi un esempio di artrosi a livello del ginocchio. Accomodati pure, Irene. Posizioniamo il paziente pancia in su. Prima di iniziare il trattamento, l'esempio del trattamento, andiamo a vedere nella zona del trattamento cosa andremo a trattare. Con Indiba andiamo a trattare la zona muscolare, quindi il quadricipite in questo caso, che è il muscolo più coinvolto a livello dell'articolazione del ginocchio, dove troviamo il femore a contatto con la tibia. In questo caso andremo a trattare a livello muscolare il quadricipite, quindi utilizzeremo il capacitivo di cui parlavamo prima, quindi per avere un'azione superficiale e sul muscolo. Poi andremo a trattare e a mobilizzare selettivamente la rotula, che è quest'altro muscolo mobile, quest'altro osso, scusate, mobile che è coinvolto nell'articolazione del ginocchio. E poi andremo a trattare e a mobilizzare tutta la capsula articolare che compone il nostro ginocchio. Per iniziare il trattamento, dobbiamo posizionare la piastra di ritorno, come vi dicevo, che deve essere sempre a contatto con il paziente e dobbiamo includere la zona di trattamento nel circuito, quindi tra la placca negativa, che è questa qui ed è passiva, e la mettiamo applicando un po' di crema sotto la zona lombare, stenditi pure, perfetto. Applichiamo un po' di crema sulla zona di trattamento e andiamo a trattare il nostro quadricipite con il capacitivo. Quindi con manualità su tutta la zona muscolare, con l'obiettivo di decontrarre la muscolatura. Quindi possiamo anche avere una manualità un po' più pesante, con un po' più di pressione, per decontrarre tutta la zona muscolare.
Potremmo anche trattare sempre con il capacitivo la muscolatura al di sotto del ginocchio, quindi una muscolatura presente davanti alla tibia. Chiaro? Dopo aver fatto la parte di capacitivo, quindi di preparazione al trattamento e di decontrazione della muscolatura, andremo a utilizzare il resistivo con l'obiettivo di trattare i tessuti più profondi e di rielasticizzare la capsula articolare che ha perso la mobilità a causa dell'artrosi. Quindi, prima possiamo avere un trattamento simile a quello del capacitivo, quindi con una massoterapia in tutta la zona articolare, e potremmo anche dare più mobilità alla rotula, quindi fare una mobilizzazione dei tessuti sottostanti, dove sentiamo più rigidità articolare, e oltre il trattamento della zona lesionale, possiamo andare a fare un trattamento dinamico. Vi dicevo che Indiba Active, la caratteristica è anche di Indiba che oltre a fare un trattamento esclusivamente sulla zona di lesione, possiamo inglobare anche un trattamento di fisioterapia classica, come può essere appunto una mobilizzazione passiva per ridare elasticità a quei tessuti che hanno perso la loro mobilità. Perfetto, spero di essere stata chiara, di avervi spiegato come l'artrosi può aiutare, come Indiba può aiutarvi in questo caso nell'artrosi articolare. E se avete curiosità di se seguire altri video, veniteci a trovare sulla pagina Indiba Active. A presto!